Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma guardi, per la verità non basteranno i programmi, ma gli atti concludenti certamente sì. Io rilevo che il centrodestra un pezzo faceva parte del governo Draghi e i ministri leghisti, così come i gruppi parlamentari leghisti e i ministri di Forza Italia, così come i gruppi parlamentari di Forza Italia, hanno votato tutti i provvedimenti del governo Draghi relativi all'invio di armi, al posizionamento, diciamo, del nostro paese nello scontro tra Russia e Ucraina. Fratelli d'Italia dall'opposizione credo che abbia tenuto tra questi la linea più nitidamente filoatlantica, insomma la Meloni in qualche caso anche i commentatori hanno spesso rilevato il fatto che abbia scavalcato addirittura, diciamo, il centrodestra di governo nei mesi passati nell'appoggiare il governo Draghi in una cristallina e nitido appoggio all'Ucraina. Quindi da questo punto di vista poi le sensibilità da campagna elettorale, io capisco che Salvini dica, ma guardi, io capisco anche, la mia posizione è sempre stata strachiara, quindi non ho particolari difficoltà sul tema, nel senso che ci sono valori non negoziabili e quello dell'invasione di un paese come l'Ucraina per me è un valore non negoziabile, costi però quello che costi. Però scusi se la interrompo soltanto per dirle che a prescindere dalla questione della guerra, ieri proprio a caldo, finito il dibattito, Salvini ha detto però sullo scostamento la Meloni sul chiedere più risorse, sullo scostamento per il decreto aiuti, Salvini chiede 30 miliardi subito, oltre 49 già stanziati. Guardi, la Meloni tentenna, ha detto. Come? Lo scostamento è un altro tema. Lo scostamento è un altro tema perché incide sul fatto di come noi sosteniamo le nostre imprese nella diciamo scontro commerciale, industriale, energetico che abbiamo con la Russia e con tutto quello che ne deriva, ammesso che la guerra in Ucraina sia l'unico fattore, cosa che non è sul caro bollette, perché comincia addirittura prima la corsa dell'energia. Su questo io resto molto, molto d'accordo con Giorgia Meloni, prima di addebitare i nostri conti pubblici ulteriori 30 miliardi di euro ci penserei su. Continuo a chiedere ad amici e a rivali in questa campagna elettorale per quale ragione nessuno vuol prendere in considerazione la cosa più naturale e che ho proposto già diverse volte avendola applicata per il Covid, ovvero noi abbiamo una settantina di miliardi di euro mal contati già iscritti nei bilanci dell'Europa e dell'Italia, che sono i fondi europei di nuova programmazione 21-27. L'Europa ha già in luglio approvato una variazione sulle discipline degli aiuti di Stato che consentono agli Stati nazionali di intervenire nel conto economico delle imprese per sostenerle in questo caro bollette, non ha ancora autorizzato, cosa che fece la von der Leyen, ad utilizzare i fondi europei POR e FESR per sostenere in conto economico le imprese, perché evidentemente nelle more della nuova programmazione ha altre idee. Io credo che questo dovremmo andare a fare, ce li abbiamo già, sono lì. Sono sì, destinati evidentemente. Ma insomma, non è una minaccia, come dire, un annuncio di guerra, di battaglia, quello di Salvini ieri nei confronti di Meloni. Ma no, non è è una ricetta, voglio dire, io la credo una ricetta più semplicistica e che forse prima o poi dovremo anche. E se qualcuno non si dedicherà con un po' di fantasia, come ho fatto io, a trovare altre soluzioni, è abbastanza evidente che dovremmo dare una mano alle imprese. Io eviterei di farlo col debito italiano in un momento in cui l'inflazione. Chiaro, mi faccio sentire anche Luigi De Magistris su questo punto dello scostamento di bilancio. Non è in Parlamento, ma ovviamente candidandosi, campagna elettorale, come la vede lei?